Mi spiace per tuo padre. Ti conosco. Sono Peter Parker. Ero al municipio quando... Senti, so che non mi conosci, ma volevo solo dirti che... So come ti senti. Ecco... È questo che volevi dirmi, no? Oppure... Il tempo lenisce il dolore. Oh, non temere. Fa parte del piano di Dio. Scusa, volevo solo... Aiutarti. Lo so. Ti prego di scusarlo. Non so come farò con lui. Mi dispiace, Jen. Ho da fare. Che c'è? Hai già iniziato a cercare Martin Lee? No, non posso scatenare una caccia all'uomo basata sui sospetti di Spider-Man. Ti dico che è lui, devi fidarti! Portami una prova e poi ne riparliamo. Una prova? Certo! Ehi, sono io. Ciao. Allora, come stai? Mi sa che ho fatto un casino. Quel ragazzo ha perso suo padre per colpa mia. Ti conosco troppo bene per chiederti di non essere duro con te stesso. E la polizia? Hanno trovato indizi su lì? Non lo stanno neanche cercando. Yuri non vuole credermi. Allora dobbiamo trovarlo da soli. Ho fatto delle ricerche. Va a questo indirizzo. L'anno scorso Martin Lee ha rilevato le azioni di un centro di riciclaggio. Sarà il suo nascondiglio? Possibile. Sappiamo che non è alla FIST. Se non lo trovi al centro, puoi comunque cercare una pista per scoprire dove si è nascosto. Giusto. Ottimo lavoro, MJ. Ti tengo aggiornata. Ah, un'altra cosa. Ho parlato con un detective riguardo i demoni che hanno interrogato. Sostengono che Martin Lee abbia il potere di, testuali parole, corrompere le persone. Corrompere? In che senso? Sembra una sorta di controllo mentale. Fa emergere il tuo lato negativo, spingendoti a commettere gesti che non ti appartengono. Mi sembra assurdo. Ha parlato quello che si arrampica sui muri. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. La pioggia cade su New York a testimonianza del momento triste che stiamo vivendo con la morte del padre di Miles, il suo funerale, ma almeno adesso abbiamo una pista. Dobbiamo andare a prendere Martin Lee, Mr. Negative, che è stato lui che ha architettato tutto, insomma, l'attentato al sindaco Osborn che ha visto appunto morire il papà di Miles. Vediamo che dice JJJ. Importanti notizie in esclusiva per noi, ovviamente. Sindaco Osborn, grazie ad aver chiamato. Ah, ecco va. No, grazie a te, Jonah. Quando dirigevi il Bugle mi hai sempre trattato con imparzialità. Eri severo ma giusto. È il mio lavoro, signore. Posso contare solo sulla mia integrità e non ho intenzione di comprometterla per nessuno. Ma qual è la notizia che vuole rivelare per la prima volta in assoluto nel mio programma? Barbara Dulce. Dopo il brutale attacco al municipio che mi è quasi costato la vita, è chiaro che servono nuove risorse per il nostro dipartimento di polizia. Ma voglio assicurare ai cittadini di New York che sto già provvedendo. Lo sapevo! Quindi avete ascoltato i miei consigli? Volete chiamare agenti da Lake Placid come ho suggerito? Oh, quello no, anche se era un'ottima idea. No, ho proposto un contratto a un'agenzia di sicurezza, come accade per l'esercito quando assiste le truppe oltreoceano. Non posso ancora scendere nei dettagli, ma le qualifiche della compagnia sono impeccabili. Sembra magnifico, signor sindaco, anche se prima di esprimere un giudizio severo ma giusto, come mio solito, attenderò di vedere i fatti. È chiaro, ma voglio sottolineare che il progetto non prevede di sostituire i nostri valorosi agenti. L'intenzione è quella di supportarli. Snellire la burocrazia per ottenere maggiori risultati. No, mannaggia ragazzi, vabbè, comunque da quello che ho capito ha soldato un tipo una milizia che ha fatto. MJ aveva ragione. Questo posto pullula di demoni. Prima elimino gli sgherri, poi setaccio l'aria. Sì. Ok. Eliminiamo gli sgherri dei demoni. Insomma, ragazzi, dicevo, purtroppo insomma, si attivano questi dialoghi mentre giro in città.
Però poi quando inizi la missione si bloccano. Mi era già successo, purtroppo. Scusate, mi volevo solo avvicinare. Comunque, sembra che dopo appunto questi attacchi Norman Osborn voglia fare qualcosa per difendere meglio la città. Insomma, quindi al corpo di polizia affiancherà un qualcosa. Arachnofobia intanto, Però noi ragazzi siamo qui perché a quanto pare questa è la pista che sta seguendo Mary Jane, che almeno qualcosa di giusto la fa, no? Che è un segugio proprio. Ha scoperto che probabilmente Martin Lee, insomma, ha acquistato questi... Ah no, aspetta, se glielo faccio... posso anche farglielo cadere addosso. Insomma, ha acquistato questa residenza, questo posto. Chissà che cosa nasconde, ragazzi. Abbiamo però anche scoperto, come vi dicevo forse nella scorsa puntata, non lo so ragazzi perché sto registrando e ho tagliato un po', quindi non so se sarà tutto nella stessa puntata, scusate. Insomma, abbiamo scoperto quali sono i poteri di Mr. Negative, quelli di proprio corrompere le persone, quindi fargli fare quello che vuole lui. Tant'è vero che abbiamo visto quelli lì che si sono fatti esplodere. Cioè ragazzi, una persona sana di mente, mo lo so che qualcuno dirà ma i kamikaze, l'Islam, bla bla bla. Poi in realtà io non mi vorrei avventurare in cose così. Cioè, però effettivamente una persona sana di mente non si fa esplodere. Cioè, qualsiasi sia il suo ideale. Vabbè, quindi insomma, per forza dovevano essere sotto l'influenza di qualcuno. E l'influenza è quella di Mr. Negative. Quindi probabilmente, ragazzi, anche Shogar, quando era stato liberato da una guardia che era sotto quell'influenza. Una serratura blindata. Questa è roba da banche, non da centri di riciclaggio. Se solo riuscissi a capire da dove arriva la corrente. Ho la mia modalità detective. No, ho sbagliato, scusate. Pensavo di avere la cosa elettrica, ma... No, ci devo andare proprio. Posso disabilitare i circuiti. Ragnatele elettriche. Sì, l'avevo capito ieri, Spider-Man. È un passo avanti, ma i circuiti hanno bisogno di più potenza. Che vuol dire? Ah, che ci sono più cose. Vabbè, ragazzi, tutte cose che si possono fare per risolvere questo mistero. E poi, tra l'altro, il signor Lee, che era una persona pure abbastanza ben vista da Peter. Il circuito sembra ancora stabile. Forse c'è un'altra centralina qui intorno. Un'altra centralina? Ah, quella lì, forse. Cioè, se pensate che zia May lavorava per lui e aveva molta considerazione. Tra l'altro... in questo universo il signor Lee era praticamente un orfano, cioè un self-made man, no? Cioè un uomo che si è fatto da solo, che era stato adottato, ha lasciato New York e quando è tornato ci è tornato da... Ci sono qua. Da milionario, no? Insomma, da miliardario in realtà, da filantropo. E ecco, insomma, è passato attraverso il morto. E il suo ideale è quello di aiutare i più bisognosi, perché nessuno doveva rivivere quello che ha vissuto lui in giovinezza, insomma, la povertà e tutto. Quindi aiutare i bisognosi, chi ha deve dare, no? Vabbè. Vediamo insomma se riusciamo a scoprire il suo segreto. Comunque hanno in mano i documenti di Fisk. Hanno confiscato le cose di Fisk. Ah, accidenti. Oh, sugoso. Attrezzature ipertecnologiche. Magari potrei riciclare questa roba in un'arma su misura. Sì, in che senso? Vabbè. Questo mi interessa. Ecco dove vogliono colpire. Aspetta, sono gli uffici elettorali di Osborn. Tutti i percorsi partono dallo stesso indirizzo. Quindi hanno progettato rubati dal cantiere edile di Fisk. Sì. Hanno progettato il colpo da qui, cioè quell'attentato ai seggi di... No, ai seggi, però alla manifestazione. Ecco le armi. L'avevano progettato qui. Autobombe. È da pazzi. Non era una guerra tra bande. I demoni hanno derubato Fisk per attaccare il sindaco Osborn. Allora, hai trovato lì? No, ma avevi ragione. Lee usa questo posto come copertura per i demoni. Fabbrica bombe, traffica armi. Santo cielo. E hanno in programma un altro attacco. Questa volta agli uffici elettorali di Norman Osborn. Quindi Lee e il sindaco hanno un conto in sospeso. Ho trovato anche un indirizzo. Deve essere la loro base. Se mi sbrigo, forse posso fermarli. Sta attento. Orca vacca. Mentre passava l'ambulanza tutto questo. Yuri, sono io. Sbrigati.
impegnata a sorbirmi le urla del capo. Lì e i demoni hanno pianificato un altro attacco, stavolta contro gli uffici elettorali di Osborne. Sicuro? Non vorrei perdere tempo con un'altra falsa pista. Devi fidarti di me. Ti invio l'indirizzo di un centro di riciclaggio. Troverai tutte le prove lì. D'accordo, ordino subito di evacuare gli uffici elettorali. Ma se ti sbagli, dovrai aiutarmi a cercare un altro lavoro. Ragazzi, ma questa ha capito che noi siamo Spider-Man e che, cioè, facciamo il bene della città. Capisco che effettivamente gli distruggiamo la city ogni 3 secondi. Infatti, quello che vi dicevo l'altra volta, cioè, ma voi se foste state degli abitanti di New York, cioè, che avreste fatto? Cioè, se pensate che ogni, in qualsiasi momento potrebbe venire un super criminale a distruggere la città, oppure magari vi trovate a mangiare un panino e a un certo punto arriva Spider-Man che vi distrugge tutto perché sta lottando, oh, scusate, perché sta lottando con un nemico. Sarebbe preoccupante. Comunque, abbiamo la pista, abbiamo un bersaglio. Speriamo solo, ragazzi, di avere abbastanza tempo per riuscire a sventare i piani del malefico lì. Cioè, ragazzi, io sto vuole far esplodere tutto. Ma vi rendete conto? Consolidated Shipping. Sono troppi. Devo eliminarli in silenzio, ma anche con stile. Quatti come gatti, come piace a noi, ragazzi. Silenziosi ma letali, come le scuregge, le SML. Una mina a scatto? Potrei usare quello che ho trovato al centro di riciclaggio. Creiamola, ragazzi, un gadget in più che ci può aiutare a essere silenziosi ma letali ancora di più. In realtà potrei potenziare altre. Magnifico, adoro castigare i cattivi con le loro stesse armi. Ma ci hai messo il tuo. Ma alla fine, ragazzi, ci manca poco più di 2 gadget. Posso, come detto, potenziarli ancora di più, va? Guardate. Bellissima. E questa, amici miei, si chiama giustizia karmica. Allora, quello lo potrei far fuori, però, ragazzi, lo facciamo con stile. Come detto, io mi trovo in questa situazione. Fatemi sapere se sotto nei commenti se anche a voi capita, no? Quando io ho troppa libertà, soprattutto nei giochi, poi non so mai come sfruttarla. Cioè, per questo non voglio dire che i giochi su binari sono meglio, assolutamente no. Anzi, sarebbe proprio controproducente dire una cosa del genere ormai, insomma, in questi anni dove comunque i giochi sono arrivati a livelli assurdi. Pensate a Red Dead Redemption che uscirà. A proposito di Red Dead Redemption, ragazzi, ci pensate che quest'anno, il 2018, ho sbagliato, non si attaccherà mai, però lo faccio fuori in maniera sicura. C'è Spider-Man, questo qui secondo me è un giocone. Poi scopriamo come andrà a finire, come andrà anche la storia. Però per il momento mi sta piacendo tantissimo. Abbiamo giocato a God of War. E perché non ci vai? Non ci va. Vabbè, allora mi tocca scappare. Abbiamo giocato pure a God of War, ragazzi, che è un altro giocone. Tutto nel 2018 uscirà pure Red Dead. Cioè, ragazzi, ma immaginate la classifica dei migliori giochi di quest'anno. Cioè, quanti giochi dobbiamo tirar fuori? Vabbè, niente, dobbiamo far fuori in maniera classica questo qui. Vabbè, quindi, insomma, fatemi sapere se anche voi, quando avete troppa libertà, poi non sapete come me che fare. Cioè, io ho talmente tanti gadget che a un certo punto non so quali usare e rischio poi di usare sempre gli stessi. Comunque, non ci dobbiamo far scoprire, a quanto pare qua, forse, lì, insomma, potremmo scoprire i suoi piani definitivi. Sta riempiendo camion di bombe, dritto verso, insomma, i seggi di Osborne. Insomma, ragazzi, sto Osborne ha fatto tante, tante cose per cui a qualcuno pizzica il sedere. Ogni tanto arrivano le chiamate del Dottor Octopus, tra l'altro. Abbiamo visto che gli è stata confiscata la roba. Però sta continuando a lavorare ai suoi lavori. Dicevo, ogni tanto mi arrivano delle chiamate, però non sempre riesco a registrarle, perché tra una cosa e un'altra, ragazzi, vado a farmi delle secondarie perché vi sto aspettando. Sto cominciando a leggere i vostri commenti. Qualcuno fa già delle teorie. Soprattutto qualcuno mi chiede delle informazioni, ragazzi. Non spoilerate, no? Quando arriva quello, quando arriva quell'altro. Ma se sai già che arriva, perché me lo chiedi, no? Non mi rompe le scatole. Vabbè, in ogni caso, dicevo, scommetto che non te l'aspettavi. Il professore ci chiama ogni tanto e ci dice che sta lavorando al suo progetto. E anzi, che lo sta un po' rivoluzionando. Perché se fino a poco tempo fa si pensava a creare delle protesi, insomma, che servissero appunto alla persona per sostituire i vari arti. A volte mi chiama e mi dice: ah sì, io sto pensando che forse non dovremmo sostituirli ma potenziarli, no? Come se invece di ridargli solamente il braccio a una persona gli diamo un braccio migliore. Questa, ragazzi, è una cosa interessante pure a livello d'evoluzione, no? Cioè, voi se è magari una tematica che sta molto su,
non so se avete mai giocato a Deus Ex. No, pensavo che si sarebbe attaccato. Che ne so, voi sareste favorevoli agli impianti robotici negli esseri umani, cioè al potenziamento robotico? Che è un po' quello che succede anche in Detroit, no? Cioè, immaginate se uno costruisce un androide e poi, che ne so, lo mette a fare sport, cioè non ci avrebbe più senso, no? Un sacco di cose che sono belle perderebbero senso. Vabbè, tutte ste storie che non c'entrano niente con Spider-Man effettivamente, ma questa è una serie vecchio stile. Martin non è qui. Controlliamo dentro. Hai dovuto uccidere tutti per accorgerti che non c'era Martin. Però ci sono le carte. Che ha lasciato qua? La fattura di un'auto officina. Paylor's Rides. Costosetta come messa a punto. Cos'altro c'è di interessante? Scopriamolo, ragazzi. Non c'è lui, ma magari le sue tracce ci... Hanno basi sparse in tutta la città. Ah vabbè ragazzi, le basi per i gettoni, ok. Queste basi le possiamo pure per Fisk, era la stessa cosa. Di quanto pensassi. I demoni hanno un vero esercito. Però non è che ci interessasse molto, cioè è un'altra secondaria. Oh cavolo, questo non è secondario però. Come se una frusta letale non fosse abbastanza. Vabbè ragazzi, facciamo... Non so se avete mai visto Indiana Jones, vabbè, non è di film vecchi, no? Se c'è un pezzo che arriva questo qui, non so qui, cosa no? Mi aspettavo di trovare, ma di sicuro non questo. C'è questo arabo con la scimitarra che fa tutti i numeri con la spada. Poi gli fa vedere la spada che fa tutte evoluzioni. Ehi, MJ, credo di aver fermato l'attacco dei demoni agli uffici di Osborn. Bene, hai trovato lì? No. Forse ho scoperto una pista. È un'officina, si chiama Taylor's Rides. Mi suona familiare. Controllo e ti faccio sapere. Vabbè, insomma, alla fine, ragazzi, questo fa tutti i numeri con la pistola. Sì, con la spada. Lui tira fuori la pistola e gli spara. L'ho rovinata tantissimo perché non so parlare. Però ho fatto una carne vicina. Avete visto quando utilizzi i gadget GG? Ricevuto, Silverbird. Stiamo scendendo. Un altro in vista. Viale sicure. Questa è una novità. No, questo è mio. D'accordo. Vorrà giustizio questo figlio di... Ehi! Non potete farlo nella mia città! Codice SM1. Ehi! Prima di iniziare, mi spiegate chi diavolo siete? Codice SM1. Attendiamo ordini. Ah, ragazzi. Ricevuto, obiettivo in vista. Attendere Silverbird. Questa potrebbe essere la milizia di cui parlava Osborn. Il podcast di... Non la riconosci, eh? Bella entrata, ti do 8 su 10. Nove su 10. Lasciatelo! Lavora con noi. Yuri, ti dispiace spiegarmi? Lei è Silver Sablinova, capo della Sable International, un'agenzia di sicurezza, pagata dal sindaco Osborn. Oh, il sindaco ha un esercito ora. Se mi ostacolerai di nuovo, non sarò così gentile. Vai, ti spiego tu. Oh, ragazzi, quella è Silver Sable. Ehi, mi spiace per la storia di Sable. Te ne avrei parlato, ma è successo tutto troppo in fretta. Tranquilla, siamo ancora amiconi. No, non siamo amiconi. Così mi spezzi il cuore. Comunque, Sable ha un ascendente sul sindaco e un potere senza vincoli. Abbiamo indagato all'indirizzo che mi hai mandato. C'erano prove su un attentato dinamitardo, ma nulla che porti a Martin Lee. Ci sto lavorando. Ehi, MJ. Ho recuperato dei documenti relativi alle altre aziende di Martin Lee. Ha attività in tutta la città. Ah, i luoghi combaciano con una mappa che ho trovato in quella ditta di spedizione. Controllerò. Dai, fammi sapere cosa trovi in quei posti. Io tenterò di montare un caso. D'accordo. Ora sto andando all'ufficio di Martin Alfist. Voglio capire quali siano le sue motivazioni e magari anticipare le sue mosse. Ok,
Saluta Zianei da parte mia. Aspetta, non è in pericolo, vero? No, lì ha solo un obiettivo in mente. Norman Osborn. Io, ragazzi, ho solo un obiettivo. Questo piccione, che è una secondaria, devo andare a raccogliere piccioni qua e là. Avete capito? Quindi stiamo andando al Feast a vedere se... avete visto l'impasso? Cioè, ma che questo esercito ha preso un po' il controllo della città? È buono che abbiamo ascoltato, insomma, quel podcast di JJJ, così almeno abbiamo capito il perché. Un'altra chiamata di Doc. Peter, ho bisogno di sapere se sei ancora disponibile. Al momento non posso pagarti e ho fatto pressioni per arginare gli sciacalli e salvare il nostro lavoro. La nuova versione del progetto ha tutte le carte in regola per attirare investimenti. Enormi investimenti. Tieniti pronto. Incrociamo le dita, Doc. Ecco, quello che vi dicevo poco prima. Però andiamo al Feast, intanto. A vedere un po' che cosa trama lì. Se troviamo qualcosa, soprattutto. Non è detto e non è scontato, eh. Peter! Se ora dirigi il Feast al posto del signor Lee, chi svolge il tuo vecchio lavoro? Ah, io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi suona familiare? Suo padre è stato insignito al municipio. Ah. Gli ho parlato al funerale. È davvero uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi impegnato. Può aiutare anche lui. È il numero di sua madre. Grazie. La chiamerò. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità. Ho qualche minuto libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. No, ma ci tengo. Sì, sì, ci tiene. Intanto abbiamo schiaffato Miles a lavorare qui. Ma soprattutto... meglio controllare l'ufficio di Lee. Sì, raggiungiamo l'ufficio di Lee, ragazzi, e scopriamo queste cose. Si è mai fa tutto qua, Ti aiuto con le verdure. Ho imparato anni fa che sei più utile fuori dalla cucina che dentro. Allora ditelo a Mary Jane, gli abbiamo offerto... che poi tra l'altro gli abbiamo detto, dai, venga a casa tua, cucino io, boom, è esploso bene, tutto. Meno male. Tengo duro. Chi la dura la vinge. Ehi, mi ha detto dell'attentato. Ho pregato per te. L'ufficio è chiuso. Sì, come faccio ad entrare senza farmi sentire? Sì, ragazzi, questi parlano dell'attentato come se fosse una cosa normalissima. Ah, sì, ho sentito. Tutto a posto. Entriamo da là, ma non ci vede nessuno. Ma scusa, i barboni non ci vedono. Vabbè, siamo dentro, ragazzi. E quella stanza? Mai vista. Top, questa qui sotto? Vediamo un po', ragazzi. Sì, però, Peter... ok. Una stanza mai vista. Vedete, già si scoprono gli altarini. Wow, ma che... cavi ad alto voltaggio. A cosa serve tanta corrente? Sì, lo capisco, ma il numero del conto è nell'ufficio del signor Lee e al momento non posso entrare. Richiamo io appena riesco a ottenere l'informazione. Non so quando di preciso. Povera zia May, ragazzi. Non lo so. L'ufficio è dall'altra parte. Io voglio andare in giro, Peter. Ragazzi, mi dispiace per zia May perché era... cioè, era... insomma, ci credeva molto in Martin League. Comunque ha fatto del bene alla città. Solamente che non capiamo il motivo, perché non lo sappiamo. Ce l'ha a morte con Norman Osborn e ha architettato tutto questo piano. Però ha fatto del male, perché ha ucciso persone. Cioè, oltre a Jeff, ci dispiace tantissimo per Miles. E comunque secondo me questa avrà una grossa ripercussione, La stanza che ho visto dal condotto deve trovarsi esattamente dietro all'altare. Eccola, vedi? Nell'immagine sull'altare manca la foto. È vero, c'è tipo una foto con una cinesina. E lo Ying e lo Yang. Cara May, presto sentirai spiacevoli storie. Questo è un messaggio per zia May. Riguardo... vi lascio leggere, ragazzi, perché oggi è chiaramente non so parlare. Lì teneva molto a zia May. Non le farebbe mai del male.
Sì, è vero, questa è una lettera indirizzata proprio a lei, dicendogli che comunque ora lui sicuramente gli diranno che sarà un terrorista, un assassino, e hanno ragione. Poi verso la fine la esorta a, insomma, a non mollare, a continuare il suo lavoro qui al Fist. Ma comunque è un uomo tormentato lì, cioè, che secondo me c'è una parte buona. Il diario di lì. Il diario di lì? Una chiave. Ma cosa apre? Lì sembra combattuto. Una parte di lui non voleva prendere questa strada. Eh sì, vedete ragazzi, nella prima parte c'è l'elenco al piano che abbiamo già scoperto di lui, che avrebbe preso, insomma, le armi di Fisk e tutto, che però fare questo sarebbe stato un sacrificio, cioè sacrificare tutto il lavoro che avrebbe fatto al Fist. È la storia di fantasmi che il padre di Martin gli leggeva da bambino, su un demone che poteva essere placato con l'equilibrio. Ricorda, disse il vecchio, solo l'equilibrio può controllare la forza del demone. Quando non c'è equilibrio, il mostro assale chiunque tenti di controllarlo. Che figata, ragazzi, se non avete letto mettete pausa, vabbè, non serve che ve lo dica io. Vediamo un po' come togliere questa foto. Eccolo qua, ci doveva stare per forza un buco per si la serratura. Un enigma. Sì, era uno Ying e uno Yang. In che posizione? Forse la foto ci può dare una mano. Ok, bianco e nero. Vabbè, è lo Ying e lo Yang. Ok. Sì. A casissimo! Ragazzi, ha girato a casissimo. Perché non era come pensavo. Comunque, entriamo dentro. Siamo veramente a un passo da scoprire i Date le armi lì a destra. Cosa nascondi, Martin? E ancora non ti suonano i campanelli, Peter? Ragazzi, cioè, sto gioco è un giocone. Mi sta prendendo tantissimo. Guarda la foto in negativo. Inquietante. La stessa foto che era fuori in negativo, però. Ovviamente è Mr. Negative. Divento ogni giorno più forte. La rabbia mi sostiene. Mio padre direbbe che ho smarrito l'equilibrio, ma lui non ha mai capito. Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventarlo. Forse, ragazzi, mi sto facendo un'idea un po' strana. Vabbè. Ma questa è la cartella che MJ ha trovato alla casa d'aste. Questa potrebbe aiutarci a prevedere i piani di lì. Eh sì. Eh sì, è quella lì, ragazzi. E che la lascia così in bella vista? Fio. La stanza prende fuoco per distruggere le prove. Balordo, ecco a che serviva tutta quell'elettricità. Ragazzi, mi sto facendo questa idea, ma non è che magari lui, avete visto, è tormentato. Abbiamo letto i suoi diari, abbiamo letto le sue lettere. Anche questo audio non mi sembra una persona convinta, malvagia, che vuole fare sta cosa perché è malvagio dentro. Non è che magari il suo potere negativo lo rende negativo, cioè nel senso lo rende cattivo. Avete visto? Diventa ogni giorno più forte e ha perso l'equilibrio, no? Se l'avesse scoperto la polizia... O zia May, non voglio sapere cosa sarebbe accaduto. L'avrebbero arrestato. Che sarebbe accaduto? A parte qua non arrestano nessuno, raga, perché Fisker fa... Lì è un'ossessione per le maschere. Sì. Che sia un meccanismo di... Ok, la grata a terra. Che succede? Lì può estendere i suoi poteri agli altri. È molto potente, ragazzi. Come fa a caricarle di potere? È quello. Induzione bioelettrica. Sfasamento compresso. Parla potabile, Peter, cioè... Siamo su YouTube qui. Vabbè, ragazzi, usciamo dalla stanza segreta. Okay, e ora come esco da qui? Easy. Comunque abbiamo preso il dossier che c'era stato rubato alla casa d'aste. Magari lì, ragazzi, avremo lì. Lì avremo qualcosa. Peter. Signor Lee. Non sapevo fosse in città. Trovato ciò che cercavi? Martin, sei tornato? Dallo a me. Grazie. Sì, ma ripartirò a breve, devo solo recuperare delle cose dall'ufficio. Avrai saputo del municipio? Sì, una... tragedia. Peter era presente, ha avuto fortuna. Da Osborne, eh? Non pensavo lo sostenessi. Beh, ciò che conta è che siate salvi. È vero.
Ma i criminali sono ancora liberi. E non sappiamo cosa progettano. Non penso che tu o May abbiate nulla da temere. A patto di stare alla larga dai luoghi pericolosi. Beh, devo andare. Quando tornerai? A lavoro ultimato. Minacce contro minacce. Secondo me ci ha sgamato. Non è come il professore che... Ah sì, disegnere la tuta. Sì, ciao. Aspetta, no! Ci ha chiaramente sgamato. Ma che... È scappato, però ragazzi, quello è il potere di influenzare la gente di cui abbiamo già parlato. Ma secondo voi lui ha scoperto che siamo Spider-Man? Cioè, non credo, no? Però... cioè, qualche domanda se la sarà fatta, perché noi abbiamo preso adesso il dossier. Cioè... Sì, Watanabe. Finalmente ho le prove. Corri al Fist Center di Chinatown. E cosa dovrei trovare? Una simpatica signora di nome May Parker. E strani reperti nascosti nell'ufficio di lì. Ma non è tutto. Ha in programma un altro attacco. Dove? Quando? Ancora non lo so, ma credo voglia usare il cosiddetto respiro del diavolo. Sembra pericoloso. Che cos'è? Una sostanza creata dalla Oscorp. Probabilmente un'arma biologica. Ho una cartella piena di informazioni. È qui con me. Ti invio una copia appena possibile. Ok, controlliamo il suo ufficio. Se le prove sono solide, diramo un mandato di cattura. MJ, volevo solo sentirti. Peter, ascolta, posso richiamarti? No, questa devi sentirla. Ma aspetta, perché stai bisbigliando? Ora sono impegnata. Che ne dici di parlarne a cena? Facciamo da me? Ah, ok. Cucino io se vuoi. Fantastico, a dopo. Aspetta, ricordi che mi parlavi del famoso tocco malefico di lì? Credo di averlo appena visto in azione. Cosa? Un gruppo di amichevoli senza tetto mi ha attaccato senza motivo. Il problema è che avevano tutti gli occhi scintillanti. Yuri mi ha detto qualcosa di simile sulla guardia che ha liberato Shocker. Quindi Shocker lavorava per lì? È tutto collegato. E c'è dell'altro. Ma ne parliamo a cena, ok? Certo, a dopo. Fai teasing a Spider-Man, così c'è. Almeno... Cosa preparo? Quello è il problema. Ragazzi, io direi che per questa puntata possa essere tutto. Vi ringrazio per aver supportato anche questa puntata. Vi do appuntamento alla prossima, perché adesso le cose si fanno scottanti. Abbiamo pure sbloccato la nuova danno quadruplo, customer fear itself. Che spettacolo. Vi do appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, Max Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.